Casini ha detto una cosa importante, oggi Casini ha detto, beh ragazzi, ma se poi si arriva al punto che c'è da andare alle elezioni anticipate e l'alternativa è decidere se siamo per un modello, diciamo, democratico, costituzionale o se andiamo per dei frumentoni che non sappiamo dove si portano, allora io ci sto con Bersani, con Di Pietro, eccetera, eccetera. E questa è certamente una formazione importante che conferma che se noi teniamo fermo un'idea non immobile di difesa della democrazia, ma sicuramente di rafforzamento di una democrazia parlamentare e costituzionale, noi possiamo avere uno schieramento molto ampio, una consapevolezza molto ampia, e questo schieramento via via, e questo che è il nostro compito, può tradursi in un'alternativa positiva di governo. Bersani, rispetto alla proposta di Casini, non c'è il rischio di una coalizione troppo eterogenea? Dal passato non vengono esempi positivi per il centrosinistra? No, ma lì non stiamo parlando adesso di coalizione, credo che la cosa che solleva Casini sia una preoccupazione dal lato di possibili drammatizzazioni della situazione e di rischi, diciamo, di piegatura appunto in senso populista del nostro sistema. E davanti a questo rischio è giusto dire che ci deve essere uno schieramento molto largo a proteggere l'idea di una democrazia costituzionale. Dopodiché il discorso della costruzione positiva di un'alternativa è un percorso da fare, quindi certamente allo stato attuale non c'è ancora la maturità sufficiente, ma bisogna lavorarci però, e noi vogliamo lavorare. Può esistere un'alleanza con l'UDC? Certo, può esistere, sia. Sì, altro che, io penso che noi dobbiamo, io ho lanciato una proposta di convergenza, di lavoro comune sui temi della democrazia e sui temi della crisi economica a tutte le forze che oggi sono all'opposizione in Parlamento, e mi interessa anche che anche con le forze che sono fuori dal Parlamento trovare degli elementi di dialogo e di convergenza. Perché certamente il grande campo dell'opposizione, il grande campo di centrosinistra, è un campo molto forte potenzialmente, ma anche molto al solito disgregato, ecco, e lì bisogna lavorarci sul serio.